Siamo live su Facebook con Lautaro Martinez. We're live on Facebook with Lautaro Martinez. Prima domanda: come ti senti dopo aver ritrovato la rete per la prima volta ad ottobre? How do you feel after scoring for the first time since October? Sì, guarda, sono molto contento, però l'importante sempre è fare vincere l'Inter. Oggi abbiamo fatto una squadra molto difficile come il Napoli, che certamente sta in testa alla classifica, e oggi era importante per noi guadagnare questi tre punti e l'abbiamo fatto. Vuoi anche ringraziare Joaquin Correa, che ha dato un assist, una giocata veramente bellissima. Do you also want to thank Joaquin Correa, who sets up the goal with a brilliant run? Sì, certo. Prima della partita mi aveva detto che magari mi dava una mano, che mi faceva un assist, lo ha fatto, e sono molto contento anche per lui che oggi ha giocato, che lo ha fatto pure bene. E niente, lavoriamo sempre per dare il meglio per l'Inter. Prossima domanda da studio, Marco Andreoli per Lautaro Martinez. Sì, ciao Lautaro, complimenti ciao. Per la prestazione. Grazie. Al di là del gol, una prestazione veramente di livello. Hai corso tanto, hai aiutato tanto la squadra, hai messo sul campo tanta qualità e anche una prestazione fisica. Quanto era importante per te ritrovare il gol? Sappiamo che per un attaccante, insomma, quando ci sono un po' di partite senza segnare, poi ritrovare la via del gol è fondamentale. Abbiamo visto anche che poi nell'esultanza sei quasi voluto quasi scusare con i tifosi per questa attesa. Quanto era importante questo gol, che è stato alla fine determinante? Sì, era importante perché, come dici tu, per l'attaccante sempre fare gol è importante, perché il suo ruolo, il suo lavoro, sempre ripete lo stesso. Io cerco sempre di fare gol, cerco sempre di stare vicino alla porta, di avere le occasioni, ma qualche volta non riesco, qualche volta la palla va fuori, qualche volta calci un rigore bene e ti la para il portiere, capita, e devi essere tranquillo, devi essere con la testa. Per fortuna ho compagni che mi aiutano, che mi aiutano, che mi danno una mano, e uno staff che sempre sento il suo supporto, e quello è importante. Oggi ho potuto fare gol, che era l'importante, ma era vincere, era essere lì, essere piegato a quelli che stanno in testa alla classifica, e l'abbiamo fatto con una squadra molto difficile. Sono contento per la squadra e per me lo stesso. Eccoci, siamo in diretta con Hakan Çalhanoğlu. Innanzitutto complimenti, gol. Grazie. E assist, prestazione totale oggi. Sì, sono contento, siamo contenti. Lo sappiamo che oggi era una partita difficile, perché loro fanno pressing alta. Poi secondo me abbiamo giocato molto bene oggi. Se faccio gol, assist, non mi interessa, è importante che vinciamo e saliamo su, perché con dirette sconfitte abbiamo giocato sempre bene, però abbiamo pareggiato, oggi abbiamo vinto finalmente e siamo contenti. Grande carattere anche oggi, perché avete ribaltato tutto dopo lo svantaggio iniziale. Sì, perché ce l'abbiamo caratteristiche così, perché noi non molliamo fino alla fine. Anche se eravamo in difficoltà gli ultimi 10 minuti contro Napoli, è normale che partita sono così, però come detto prima, alla fine conta solo che non noi mai molliamo. Poi anche ti faccio una domanda sulle emozioni di segnare di nuovo su rigore. Sì, sono contento, sono fiducioso, perché lo so che lo calcio bene. Per adesso ho fatto tante gol da rigore, però come ha detto prima mister, non conta chi calci, è importante che senti bene in questo momento. Io invece prima ho fatto gol contro Milan, adesso contro Napoli. Ora testa lo Shakhtar. Sì, un'altra partita importantissima, perché noi vogliamo saltare anche questo gruppo, siamo già lì e adesso dobbiamo recuperare bene. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie, buonasera.